Buongiorno Domiziano. Buondì. Lo scontornato Domiziano Cristoforo, in versione scontornata, bellissima con questo wall che mostra i film della Tetrovideo, No, sono i miei film. no? Sono tutti i tuoi film, ok, scusami. Sì, Bellissime le copertine. così visto che c'è disordine, Magari non ho... Ah, ok, ci voleva un effetto Un bel scenico. fondale, sì, esatto. Come stai? Abbiamo saltato la live della settimana scorsa. È successo qualcosa di bello, di brutto, di noioso, di divertente? Cosa combini? No, si lavora. Si lavora pure. Sempre Talvez. teatro in questo Sì. momento. Sempre teatro, perfetto. Allora, io rinnovo l'invito alla chat di se avete voglia di farci domande sul cinema, e io questa domanda di rito te la faccio sempre. Hai visto qualche film horror oppure è un periodo che No, di recente no. niente, qualcosa che qualche altro genere film no, sei troppo lavoro. No, di recente no. Nell'ultimo mese non ho visto quasi niente. Non ho... Succede anche a me perché per dire con il festival e tutte le altre cose che devo fare, alla fine i miei spettatori, i miei follower vedono più film di me, fondamentalmente. Questa cosa mi imbarazza parecchio. Ma sai, io non è che ho la frenesia di dover vedere i film, Esatto, cioè non lo certo. faccio come, cioè, sono un critico e quindi vedo i film quando sono nel mood di vederli e soprattutto se c'è qualcosa che mi attira davvero. Certo. Io, cioè, diciamo, insomma, ci sono film anche che escono. Anche gli horror recenti che non mi attirano minimamente, non sono di quelli che li vanno a vedere perché per curiosità, eccetera. Insomma. Ma agli inizi un po' di curiosità, visto che parlo proprio da ragazzo, no? Quando hai Sì, iniziato a fare i sì. primi film, andavi anche per dire, toh, vediamo come ha fatto questa cosa, come anche se. Ma i primi film io iniziai a fare. Il primo film l'ho fatto a 33 anni, quindi non è che ero proprio Beh, eri un un ragazzo, ragazzo rispetto un a oggi. ragazzino, sì. Però no, diciamo che sì, all'inizio, quando avevo 20 anni, magari andavo sempre in videoteca, si noleggiavano le VHS all'epoca, si andava al cinema chiaramente, quindi c'era la curiosità, sì, specialmente nel noleggio si prendeva un po' tutto quello che aveva la copertina più Attraente. intrigante, sì, e poi quindi vedevi di tutto proprio. Adesso no, cioè onestamente, ecco, se esce un Nan 2, cioè, non vedo perché dovrei Infatti, vederlo, non mi, cioè, no, non è proprio roba che mi interessa. io come sai faccio le recensioni, quindi un pochino questa smania di almeno di cercare di essere un po' sul pezzo ce l'ho, però onestamente l'esorcista del Papa, del Nan 2, tutte queste cose qua, se arrivano, ma guarda, neanche quando sono gratis poi ho la di vedere. Alla fine c'è tanta roba anche bella per cui posso tranquillamente dedicarmi. Forse addirittura Ma c'è guarda, io... una nicchia nell'horror, fammi dire questa cosa. Sì? Cioè, nel senso che c'è una nicchia nella nicchia nella nicchia, cioè i film un po' più intelligenti, un po' più cioè che cercano comunque non è che parto col presupposto di spaventare, no? La classica cosa che tutti cercano, ma sono disturbanti, trattano temi sociali, politici. Queste cose qua sono una nicchia, secondo me, nell'horror, no? Perché hanno un loro gruppo di Ma fan. io, se devo essere onesto, tutto anche questo new wave horror intellettuale, politico, sociale, a me ha rotto veramente le palle, se si può dire, perché lo trovo una rottura di coglioni veramente allucinante. Cioè, ridateci Fulci, ridateci Argento, ridateci Martino, ridateci anche tutti i film degli anni Ottanta. Ci sta bene anche, sì, la metafora, la cosa, ma adesso è diventata una pesantezza allucinante, Sì. ragazzi, non se ne può più. L'inclusione, l'inclusività, il messaggio positivo,
che ci deve stare per forza, il lieto fine comunque aperto, che ti deve dare un senso di speranza, perché se no la gente si deprime o si suicida. Ragazzi, la gente si suicida. Se uno si vuole suicidare, si suiciderà sentendo quella canzone, vedendo quelli, lo farà a prescindere. Quindi Certo. ridateci film fatti per fare il film, perché veramente non... No, io ovviamente non mi piace Jordan Peele. Ah, ok. Beh, non... allora, onestamente non è tra quelli, cioè a me piace, però non è tra quelli che considero più su questa roba qua, no? Io pensavo, a parte che mi piace quando il cinema horror è... Perché tu hai citato dei film dove comunque ci sono delle cose dentro, no? Però non sono Ma messe se vedi la proprio. cosa di Carpenter, chiaramente c'è questo sottotesto del gruppo, l'assedio, il non fidarsi, ma è una conseguenza naturale di una storia di quel Certo. tipo. Cioè, non è che era il tema, affrontiamo la metafora della... Cioè, se in Romero c'è già più palesata questa metafora dietro, cioè in molti altri film è un pochino più latente, no? Perché erano film che avevano comunque un contenuto di sceneggiatura, ma non perché il tema doveva essere quello di... Poi c'è questa cosa che la critica o un certo tipo di pubblico Scusa, colto... però mi dicono che il volume tuo è molto alto. Aspetta che vedo se io posso. No, Sì, tu perché riesci a. io ce l'ho in automatico, Ok, vediamo un attimo, allora. aspetta. Se riesci a passarlo tu. Audio. Allora, pure vedere il microfono così è che c'ho una voce Sa, prova, prova. è che ho una Fateci voce sapere com'è adesso importante. la voce, grazie. E, che rapporto hai con Romero? Ti piace? Non tutto. Vittorio dice dei live si vivono, non è andato leggero con la metafora. Chiaramente non ci è andato leggero, eppure ha fatto comunque un action movie, cioè la scena di lotta tra le più lunghe della storia del cinema, forse. Cioè, ecco, è comunque cinema, non è una rottura di coglioni. Sì. Cioè, adesso invece, adesso ti devono mettere questi temi intellettuali, devono far vedere quanto sono bravi, devono far vedere che monologhi intensi scrivono. Cioè, però, quello che mi dico io, se siete così bravi, no, a scrivere, a recitare, perché non andate a fare il cinema di serie A mainstream, che va a Cannes, che va a Venezia, perché chiaramente è molto più facile fare l'autore in una nicchia, perché l'horror comunque è una nicchia grande, che ha un fan base facile. E allora, perché tanti registi emergenti si buttano subito Perché è sull'horror? Perché facile, beccano vero? subito un fan base enorme. C'è il fan base, ci sono i gruppi dedicati al cinema drammatico. No, ci sono i gruppi dedicati alla commedia. No, però su Facebook Certo. Un film a abbondano i volte gruppi viene. horror, Un film no? horror, magari che non è venuto bene, che non è piaciuto, a volte viene salvato. Sento dai fan che dicono: però almeno c'erano scene splatter, no? Quindi c'è sempre qualcosa che salva un po' il film horror, il mostro. La nudità, la scena di morte. Ma sì, cioè, ridateci l'horror che è un horror fatto. Allora, ci può stare tutto, però. Cioè, quando tu pensi di fare un film, lo scrivi, lo produci, lo dirigi e lo metti in giro perché vuoi insegnare qualcosa agli altri, già stai sbagliando. Un film tu lo devi fare per fare, non perché stai su una posizione, sul piedistallo Io non so di bene a chi avere. ti stai riferendo perché non No, riesco a capire. in generale, a meno che non sei Pasolini, ecco, non ti puoi mettere già sul piedistallo a fare il film educativo, perché già quando tu, adesso quasi tutti i film che fanno adesso a Hollywood sono educativi, no? Anche tutti i film che Sì. produce Netflix, eccetera, hanno uno sfondo educativo perché ci deve stare l'inclusività razziale, sessuale, il lieto fine, la morale, la cosa, il cattivo che deve essere punito. Cioè, ricordiamoci i vecchi film degli anni 80-90, morivano tutti indistintamente, anzi vinceva il cattivo, adesso i cattivi, i mostri, sono diventati carne da macello come si dice, per le vittime che improvvisamente diventano Rambo, fino a 2 minuti prima non sapevano neanche allacciarsi le scarpe, 2 minuti dopo Vabbè, però io... questo ci sta nell'assurdità del cinema, no? Cioè, ci sono Sì, tanti film che hanno cose se fosse assurde. assurdo, sì, se fosse assurdo, cioè nel senso pensiamo a un'Elvira, pensiamo anche a un Alien, no? Sì. Dove Ripley, che comunque era
in teoria allenata, aveva un training per stare nello spazio, eccetera, si ritrova a combattere e vincere contro un mostro alieno grazie alla sua Diciamo che la sua forza è anche viene fuori in modo plausibile, lentamente, no? Il suo coraggio, sì, la sua forza si costruisce nel film, no? Sì, però anche appunto stiamo parlando di un film che già di base ha delle premesse, per esempio, irreali, cioè stiamo parlando di spazio, di nuove forme di vita, di forme spaziali, di anni nel futuro indefiniti, cioè qui invece vogliono proprio farti tutte queste morali, eccetera, con anche la pretesa di realismo, capito? C'è gente che, ti ripeto, fino a 2 minuti prima non sapeva mantenersi una famiglia unita, dopo 2 secondi ti stermina una città di mostri, vedi per esempio il remake come cazzo si chiama? Le colline hanno gli occhi. Cioè, veramente il padre di famiglia lì era un coglione totale che non sapeva veramente neanche rapportarsi con la ragazza. A fine film stermina una città intera di gente che era abituata a ammazzare da anni, cioè a colpi di mazza, tra l'altro. Sono quella roba che tu dici con questa pretesa addirittura di essere neanche capito il beneficio del dubbio, la follia, cioè è proprio no, con la pesantezza del realismo, no? Della credibilità che a me non funziona. Tanto saluto Thomas e... Sì, Last Voyage of Demeter, lo vedrò. Okay, scusami un attimo che leggo. Okay. Io ti volevo chiedere una cosa. Tu spero che tu sappia, perché sto spammando come un dannato il mio festival, no? E, vabbè, c'è questo festival che si chiama Drag Me To Fest, che faccio sabato e domenica a Milano. Ma lo stai dicendo a me? Sì, sì, vabbè, lo dico a te, ma lo dico anche alla chat. Io spero che tu lo sappia qualcosa, perché vuol dire che almeno ho rotto i coglioni abbastanza sui social. No, volevo sapere, visto che c'è, appunto, mi appendo a questa cosa qua per chiederti cosa, che rapporto hai con i festival. Tu ne hai attualmente ancora uno che stai facendo? Ne ho tre. Perché sono curioso di sapere come li vivi, perché li, cioè, cosa ti piace di farli? Perché li fai? No, perché io mi chiedo tutti i giorni, ma perché l'ho fatto? Me lo domando pure io, esatto. Allora, diciamo che adesso entriamo nella fase totalmente non professionale, perché uno che ha un festival non dovrebbe assolutamente dire queste cose, ma io le dico comunque, quindi poi... Allora, fantastico. Un festival che ho è riferito all'horror, un festival che ho è riferito invece ai film, si chiama Scream Queer, praticamente è un festival dedicato a tutti quei film che normalmente vengono rigettati dai festival, quindi che hanno contenuti pornografici o di genere sessuale, per esempio LGBTQ. Ma quindi anche etero, cioè dove non ci sono tematiche LGBT, cioè... Anche solo rigettati per... Sì. Cioè, cioè, non è solo per film LGBT. Allora, principalmente i festival, specie dell'horror, rigettano film che hanno contenuti o sessuali o omosessuali, a meno che non siano lesbo, perché due donne... O educativi. Esattamente. O appunto che non sono delle rotture di palle, cioè a tema gay o a tema è, però con tutta questa morale profonda sempre che tu dici ammazza che palle. Quindi, diciamo, sì, possono essere o anche con una violenza molto estrema o tematiche appunto molto molto sopra le righe. Oppure semplicemente quindi... si vede un pene, no? Sì, esatto. Perché può essere anche che un film non venga preso. Sì, no, ci sono film... Allora, io ho Red Crocodile... Per chi non lo conosce, è il film che mi ha reso più popolare, anche perché è uscito al cinema in Italia, mi ha invitato perfino Marzullo a parlarne 2 volte, quindi insomma, voglio dire, se ti invita Marzullo, evidentemente il film è stato, come si dice, candidato ai David Donatello nel 2014, quindi insomma, è un film che ha avuto una certa risonanza e un riscontro di critica e pubblico abbastanza positivo in generale. Bisogna dire che io l'ho iscritto a oltre 50 festival e è stato rigettato da 50 festival, non è stato preso da nessuno.
l'unico fest che ha fatto è stato in Francia, la Samande Fantastique, che ha vinto anche come miglior sceneggiatura, perché era l'anteprima. Tutti le motivazioni fest... ti sono state date o... Le motivazioni sono sempre quelle, c'è un uomo nudo per tutto il film e quindi... Ma quindi ti è stato anche esplicitato oppure hanno... No. Hanno, diciamo, risposto in modo cordiale, camuffando, diciamo, le vere ragioni. No, non ti dicono le motivazioni, però, insomma, chiaramente è quello, anche perché io ho film presi in festival dove comunque c'è molto più nudo sessualizzato, femminile però... e molta più violenza, perché in Red Crocodile la violenza non ce n'è, e quindi film che potrebbero essere vietati, no, per come Hyde's Secret Nightmare, per esempio, che è un porno horror a tutti gli effetti con Roberta Gemma, quello però non viene scartato, per esempio. Quindi, insomma, mi sembra che la motivazione sia abbastanza palese, insomma. Se ne avevamo parlato, dell'uomo nudo è più... Sì, non va bene per le... Non va bene per le famiglie. Diciamo che adesso c'è questo grande problema, che se già qualche anno fa i miei film, certi festival, se li contendevano per avere la prima, adesso addirittura l'anteprima la rifiutano, perché i festival sono diventati tutti il festival del politicamente corretto, quindi vogliono, cioè sono fest di cinema indipendente, ma si credono Cannes e Venezia e quindi devono avere il più grande pubblico possibile. Io mi ricordo che all'inizio facevamo i festival negli scantinati, nei cortili dei palazzi. Il mio, è uno, no? Il mio non è uno scantinato, ma è un posto molto umile ed è un festival molto umile. Nei cine club, perché si proiettava roba che appunto non poteva arrivare altrove, no? E adesso invece vogliono fare il festivalone di cinema con 2000 persone, e chiaramente per fare questo devono abbracciare un bacino di famiglie, di minori, di pubblico anche casuale che non è abituato a vedere certe cose, e quindi vogliono i film che, capito, non gli possono far avere feedback negativi, perché magari ti arriva il tizio con la ragazza a vedere il festival horror, si ritrova Serbian Film e la ragazza sviene e ti denuncia. Mentre invece prima era quello che si cercava, capito? Cioè si cercava proprio di presentare quello che altrove non si trovava. Quindi ecco, io ho creato questo Scream Queer, ho l'Horror Island, che è il festival più, tra virgolette, diciamo, istituzionale, dove si passa un po' di tutto, e poi c'è questo Scream Queer dove appunto si dà una preferenza a tutto quel tipo di cinema che normalmente in altri fest non vanno. Cioè a me, se iscrivono un film che già si apre con 10 laurel, no, di selezionato qui, vinto lì, così io lo scarto a priori, perché non è il festival, visto che ti prendono altrove vai a fare, certo, il culo altrove, cioè, no? È una bella idea comunque, se mi permetti. Esatto, mentre l'altro più standard, comunque io da quest'anno ho messo il disclaimer, cioè tu prima di scrivere ti appare per l'ennesima volta, hai capito che il film deve avere sangue, perché cerchiamo principalmente horror. Poi sicuramente se hai fatto un ottimo film psicologico, di atmosfera eccetera, si valuta per quello che è, ma la precedenza io nel mio fest horror la darò sempre a film che hanno effetti speciali, sangue, intrattenimento, perché per me il concetto di horror è quello, perché a me mi arrivano 200, non so al tuo fest quanto arrivano, ma arrivano 200 film all'anno e io faccio la preselezione che poi invio ai giurati. È un lavorone, poi... È un lavorone, perché ragazzi, cioè, quest'anno mi sono dovuto vedere 8 ore di roba, fra lunghi e corti, chiaramente non li vedi tutti insieme, però sono 8 ore di vita che se ne vanno, e a volte... Sono curioso su una cosa, poi andiamo avanti. Ma tu, sì, quando arriva un corto, un film che magari ha delle cose non fatte benissimo... Gli dai comunque una possibilità per vedere se c'è una buona idea nella trama, se ci sono... Certo. E quindi vai, no, in fondo, oppure dici no, vabbè, questa qualità... No, guarda, mi arriva roba che è girata da Dio. Ho avuto quest'anno una roba norvegese, credo, svedese, comunque nord europea, che era da cinema, cioè girato in maniera pazzesca, recitato perfetto, una fotografia... da Netflix, cioè un film che se ti passa su Netflix tu dici wow, film di fantascienza, dicevano, della descrizione, e una presa per il culo totale, ragazzi, cioè non era né fantascienza
né horror, né... era un'ora e mezza di gente che parlava o dentro casa o nel giardino, fino alla fine, non succede un cazzo. Metafora di avete rotti i coglioni con queste Poi metafore. mi fate Allora, incazzare Domiziano. cioè, mandalo a Venezia se sei tanto bravo con i monologhi, con i dialoghi, con la regia, con la... mandalo a Venezia se te lo prende. Mandalo a Cannes, fai vedere al mondo quanto sei bravo, no? Cioè, non buttarti sull'oro per fare l'autore impegnato perché tutti gli altri non sono pippe e tu sei figo, perché questo è l'atteggiamento che traspare da certi film. Io su 200, più o meno 200 film quest'anno, ne ho fatti passare 30 perché erano i più, come dire, cioè, ma di quei 30 sono buoni 5 forse. E è tutta roba di gente che parla, 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 parla e al momento che muore qualcuno è sempre fuori scena. Cioè, io prima di fare un horror, la prima cosa che faccio, ho fatto il film sul necrofilo, no, che si scopre il cadavere. Ce l'ho i soldi per fare il cadavere fatto bene? No, ok, lo metto da parte, li metto da parte, non lo giro quest'anno, lo giro fra un anno, quando mi posso permettere di fare un manichino che non sia ridicolo. Non è che faccio il film Anche col perché quello manichino. poi è anche una scena clou, cioè un punto importante in cui Esatto, tu vuoi esatto. creare delle emozioni negative. C'ho il mostro, appare il mostro. Ce l'ho i soldi per fare il mostro? No, allora o giro da Dio come in Alien che quasi tutto il film non si vede, quindi ti spaventa anche di più proprio perché quasi non lo vedi, però alla fine quando lo vedi, cazzo, cioè, è un signor costume. E allora io non dico no, di fare lo stesso, però io vedo film di questi che fanno film sui mostri con alieni, cose, e poi siamo a livello di livello make-up e mio nipote a carnevale. E non, no, cioè, se non sgozzamenti fatti con le mani davanti così che, e il sangue che cola. Ce l'hai, cioè è una scena clou. Paga un effettista, metti da parte i soldini perché non ti sta obbligando nessuno a fare sto film. Te lo stai fallo bene, no? Capisci che voglio dire? Certo. Cioè, è sempre tutto con le pecette per vorrei, ma non posso. Ci E sono anche non altri si tipi di film, comporta. perché tu hai parlato, cioè questo è quello appunto degli autodidatta che non hanno appunto, non hanno tecnica, non hanno fatto gavetta, no? Poi si buttano nel cinema e hanno questi problemi. Anche problemi di ragionamento, cioè non sanno che come appunto dove investire, cosa fare. Poi ci sono, come hai detto tu, quelli che invece, magari perché hanno fatto la scuola, hanno fatto la gavetta lavorativamente, magari sono operatori, montatori, eccetera, fanno benissimo la parte tecnica, ma poi non hanno niente da dire, non hanno... No, ma magari c'hanno anche molto da dire, però che cioè, io mi voglio vedere un horror. Cioè, non voglio vedere un'ora e mezza di gente che Io parla di da roba questo tipo che di non me ne film... frega un cazzo, cioè. Sento questi qua patinati, un po' che poi sembrano quasi degli showreel, no? Per cercare lavoro. Sento che manca un po' quell'audacia e quella sfrontatezza che un autore di Ma io horror guarda, dovrebbe avere. per esempio ho trovato questo concetto che dici tu, un po' showreel, un po' presentazione di sborona di se Di cosa stessi so con, fare, esatto, diciamo. con, aspetta che il titolo italiano era, Ma non stiamo già al me lo ricordo. dissing? Come? Stiamo già al dissing? Stiamo Di per che? dissare un film? Sì, di quelli di Dahmer, dai, come si chiama? Hammer, scusa. The Strange Colors of Your Body Tears, che in Italia si chiama, non mi ricordo, Aiutateci, Le qualcuno in lacrime chat. strane del tuo sangue, come cazzo si chiama? Aspetta, Google aiutaci. Hammer, vediamo un po'. Ciao, champagne. Allora, il film di Bruno Forzani e Cattè, il secondo film, come si chiama? Ah, Lacrime di sangue in italiano si chiama, ok. 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 Non so se la... Che è praticamente un... Le lacrime di sangue sono quelle che ho versato io mentre lo guardavo, cioè è girato benissimo,
Fotografia bella, bellissime location, plagio di inquadrature perenne fra Fulci, Argento e Martino, perché c'erano proprio dei richiami alla Lucertola della pelle di donna. Quindi, guarda mamma, questa inquadratura di Fulci la so fare anch'io, uguale, sì. Ah, ok, Lo sì. chiamano omaggio, io lo chiamo plagio proprio totale perché non c'era un'idea dietro al tutto. E alla L'omaggio fine. dovrebbe essere una cosa cioè, estemporanea, una cosa, no? O Sì, due cose, no? l'omaggio è una cosa, il plagio, a me questo sembrava proprio una copia carbone plagio per far Comunque vedere non che l'ho visto, potevano. era uscito Ma con Midnight tanto tempo se fa. ti vuoi le lacrime, ti vedo, se vuoi piangere lacrime di sangue, vedilo. Finisce che poi Vale. tu dici boh. Però proprio perché è boh dall'inizio alla fine, ha permesso ai tanti finti intellettuali di crearsi il loro film. Oh, ma in realtà è bellissimo perché c'è questa storia profonda. Grazie, tu pensi di averlo capito perché ci puoi vedere quello che ti pare dentro, perché in realtà non dice proprio un cavolo sto film, se non che è un grandissimo esercizio visivo. Quindi sotto quel punto di vista, io personalmente riconosco il talento nel montaggio, nella fotografia, nel gusto, in tutto tecnico. A livello forse sceneggiativo, se avessero messo anche una storia, sarebbe potuto essere un buon film. Quindi gli do il beneficio del dubbio, nel senso mi piacerebbe vedere quando racconteranno anche una storia e non solo un videoclip che omaggia il cinema italiano e basta. Però ecco, lì c'è cinema comunque, c'è comunque cinema, cioè a me non piace, ma si vede che è fatto da gente che ha competenze e ha fatto questa scelta chiaramente voluta. A volte invece vedi questa roba che non è né una scelta troppo voluta, né gente da fare il cinema che però vuole copiare Fulci, Bava, con sempre i 3 euro, o addirittura mi capita un corto terribile che voleva essere una copia di Denan addirittura, cioè quindi non è che tu già partiamo che non è che vuoi copiare Carpenter o Mario Bava, ma cioè mi parti già da uno dei film più di merda degli ultimi anni, quindi già Madonna. questo, e lo fai pure con 3 euro, cioè, perché c'è la suora nel film, no? Cioè appare nel film, è corto, appare proprio questa suora, che è però la versione grassa della suora di perché c'aveva un'attrice vecchia e grassa praticamente, che non è per fare body shaming, però fa ridere perché, No, ragazzi, lo adesso non stesso si può più gruppo. dire neanche grasso, io ho scoperto No, questo. neanche vecchio, era diversamente giovane e diversamente magra, però era con lo stesso, cioè immagine una suora più bassa, Più tracagnotta, con lo stesso trucco del film The Nun, come fantasma all'interno di un altro corto, no? Quindi, cioè, tu Ma mi lo stai voglio vedere, parendo. ma questo è un Ma cult. probabilmente l'hai visto perché sicuramente forse te l'avranno mandato. Il problema è che ha vinto pure in altri fest italiani, ha vinto pure in altri fest. Ti dico solo questo, io non mi ricordo il titolo, non lo voglio dire perché comunque è un autore italiano, Troppi non mi va dissing in di. una live, No, non vanno mi va bene. di fare perché poi sempre sembra, ah, quello è Rosicone, quello dice, quello fa. Però mi è arrivato sto corto e la password per vedere il corto era James Wan. Quindi voglio dire, non è che uno. Cioè, è proprio tu sei proprio fan al punto da Sì. dedicargli questa cosa, al punto da usarlo come password. Quindi è un E fan già movie. io. È un fan movie. No, in realtà no, Ok. perché. Però quando ho già visto la password, io ho detto, Madonna mia. Però ho detto. Non essere, cioè non avere il pregiudizio, vedilo. E quando appare la suora, ti ripeto, basta tracagnotta col trucco carnevalesco, io ho detto no, cioè è uno di quei rari casi in cui io spengo, non mi interessa neanche vedere quello che c'è dopo, perché come giurato, come festival, il mio compito è di promuovere un talento. Tu che talento c'hai? Copiare? Copiare male addirittura? Per me non meriti neanche di passare. Prova un'altra volta. Mostraci le palle, qualcosa di tuo, e allora lì ti valuto, perché a me di farti passare per cosa? Perché hai copiato bene un film che ti è piaciuto? Non Che vedo qual è il poi senso di un festival sotto questo punto per di vista. assurdo quello che, non so come dire, quello che fai è un favore perché chi ti fa passare sempre e tu magari devi imparare, in realtà ti sta solo No, ma sai qual è la cosa più facendo assurda? credere che sei capace, no, e non lo sei.
Quindi No, che non so se ti ricevere. capita, Dimmi. ma quando magari ti ripeto, io ho una media di 200 film a festival, di cui la maggior parte sono stranieri, un po' da tutto il mondo, anche asiatici, anche gli asiatici, i giapponesi a volte mandano delle robe imbarazzantissime. Quindi è un problema diffuso, non è che i giapponesi fanno tutto bene, per esempio, però per esempio, fanno delle cagate, però con mezzi tecnici molto, molto sofisticati, no? Anche quando usano il digitale, il CGI, anche nell'amatoriale, nell'indipendente, è sempre di un certo livello. E, so solo gli italiani che ti scrivono perché non sono stato preso, vorrei sapere la motivazione. Gli unici, non so se ti capita pure a te se scarti un qua, No, io allora, perché... onestamente ti dico, fino adesso ce li siamo andati a cercare i cortometraggi. Quindi, piano piano, con tutto il rispetto anche per chi è stato al Drive to Fest. L'idea è di migliorare sempre la qualità dei cortometraggi, quindi sarà sempre di più un posto dove sarà difficile esserci. Per cui, e penso che sia un dovere, no? Se si fa una cosa così, perché non tanto per loro, ma perché io penso che bisogna proporre qualcosa di buono anche al pubblico che viene. Siccome Ovvio. fortunatamente per me il festival è a Milano. Io comunque sono riuscito, insieme a Chiara, siamo riusciti ad avere un po' di pubblico e siccome è difficile portare persone in questi eventi, sento anche la responsabilità di dire ok, adesso però pian piano si va sempre più sulla qualità e devono passare quelli che hanno qualità. Poi io, ripeto, noi non abbiamo premi e ci interessa molto far passare il concetto per cui ci sono due anime nel nostro festival, cioè le persone devono vedere i film, devono aver voglia di vedere i film, quindi seduti, cioè io se faccio il festival e nessuno è seduto e sono tutti a chiacchierare, a bere, non lo faccio più, questo è poco ma sicuro. Però è giusto, cioè, però ci tengo anche che, visto anche l'andazzo moderno del starsene tutti nel loro posto a postare cose, a fare. Mi piace anche l'idea comunque di ritrovarsi dal vivo perché veramente nascono cose, si capisce bene chi hai davanti ed è bello secondo me. Però per ora niente, e per cui non ho ancora aperto come si dice, il sito quello per raccogliere tutti. Non so neanche se me li manderanno, magari non me li mandano perché non Sicuro, sono. sicuro sì, sicuro sì. Io ti ripeto, a volte scarto le cose perché secondo me non meritano di passare, però non vuol dire che a volte scartare un corto, per esempio, è perché è brutto. Magari, cioè, io ho scartato anche dei lavori che sono discreti, ma perché? Perché ne avevo altri che erano ottimi. E Certo, oppure non sono in allora... linea con il festival, no? Esatto, e allora avendo anche un tempo limitato, cioè di proiezione, perché non è che posso fare un festival di 10 ore, posso proiettare, che ne so, 4 ore, cioè tra corti e lungo, no? E, perché sennò, cioè, non è un festival, è un sequestro di persona per il pubblico. Quindi, avendo un tempo limitato, io devo anche pensare che devo proiettare, che ne so, 10 corti e 2 lunghi. In quei 10 corti io ci devo mettere appunto quello che per me è ottimo. Magari quello che è sufficiente o discreto lo devo sacrificare perché c'è un lavoro migliore, però non vuol dire che il tuo magari fa schifo, no? Però Vero. questa gente si sente ferita. Allora io che devo dire che con Red Crocodile su 50 feste non me l'ha accettato nessuno. Mi devo mettere a scrivere a tutti perché non me l'hai preso? Guarda, io sono andato ai David di Donatello, eh. Cioè, capito? Perché a volte c'è anche gente che ti risponde così, cioè mi ha scritto uno l'altra volta, ah, grazie per non avermi preso il mio corto, che comunque è stato preso qui, 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 con tutta la lista di... Questo è bellissimo. Me l'avevi No, che poi io raccontato, mi... questo è bellissimo. No, che io me lo sono andato anche a vedere poi i feste che lui mi elencava, perché li elencava come se erano un pregio, cioè tipo l'Hollywood Film Festival di Anzio, in provincia di Roma, che Hollywood sono... però. Sì, che è solo virtuale, il Calcutta Film Fest, cioè delle robe proprio che tu dico, cioè, ci credo che te l'hanno preso, sono quei fest che prendono tutto per fare un lume, perché campano con le iscrizioni, capito? Cioè, questi sono feste che prendono due, che si chiudono le iscrizioni e le riaprono dopo ogni mese, quindi praticamente prendono 200-300 corti al mese.
no? Fanno casino e riaprono subito, così il fest è sempre in movimento perché si paga l'iscrizione, chiaramente. Vincono quasi sempre tutti, così riscrivono cose, capisci come Anch'io funziona, no? adesso non vorrei dissare tutti i festival del mondo, perché poi. Però ho l'impressione che tutti vincano di tutto, a tutti i festival. E per questo con Chiara, la mia socia, ogni tanto ne parliamo e pensiamo, ma Non no, fate vincere non niente. facciamo vincere niente, perché. Ma che devi vincere? Che devi vincere? Cioè, tu hai un pubblico che ti guarda. E quella è la cosa su cui mi impegno io. Non è così Esatto. scontato, soprattutto se sei appunto, non sei nessuno, no? A livello di. Non hai fama, perché se hai fama non ti servo io, non ti serve niente. Anzi, sono gli altri che ti si attaccano per succhiarti un po' del tuo potere. Per cui io penso che i registi dovrebbero essere contenti di venire e vedere le reazioni del pubblico. Infatti. A parte noi abbiamo un giapponese, dei norvegesi, per cui non verranno perché non abbiamo disponibilità per pagare il Fagli biglietto, una eccetera. direttina mentre proietti il film. Però, esatto, però vedere le reazioni del pubblico per me, deve, secondo me, per un regista dovrebbe essere l'obiettivo primario, no? Cioè, il tuo primo film, fai il film, non vuoi Ma ti vedere. posso dire una cosa, anche l'ultimo, allora l'anno scorso alla Spalmas c'è un festival di cinema, alla Spalmas di Gran Canaria. Chiaramente Gran Canaria è grande quanto Roma, per capirci, quindi non è che stiamo parlando di Los Angeles. È un piccolo festival di cinema, però che ha un peso in Spagna, no? Si è presentato in anteprima spagnola l'ultimo film di Gaspar Noé, e tra il pubblico a tre file più avanti di me c'era Gaspar Noé. Che voleva Quindi, vedere cosa insomma sì, è cioè quando certo l'hanno. Quando hanno, io pensavo che presentassero solo il film, quando ha detto che stasera abbiamo anche Gaspar Noé, io dico, mazza che figata, fra gli ospiti, si è alzato, stava fra la gente, capito? eh Cioè, e sì quando tu invece vedi questi festivalini sfigatissimi che fanno in bellissimo. Italia, dove Tizio, che ha fatto prima tre film e se li è caricati da solo su YouTube, si mette in disparte sulla linea VIP e saluta la gente un po' da distanza e se la tira pure un po', ma scendi dal piedistallo che non sei nessuno, ma non sarai nessuno nemmeno fra 10 film. Cioè, questa è la cosa. Ciao Thomas. Ciao Thomas. Cioè, dovresti sempre stare a seguire quella che è la tua creatura. Si racconta che Kubrick andava addirittura a controllare il Ma doppiaggio in ogni paese del mondo, andava a vedere il film come veniva proiettato, perché quello è giusto, è la tua creatura, la devi seguire. Champagne ha scritto che Tarantino era a Locarno in incognito. Io me lo sono beccato in un locale. Sì. Tutti camufferesti nascondendoti nel pubblico per vedere le reazioni. Cioè, perché è chiaro che se io so, ah, tu sei il regista, hai capito? C'è questa cosa che non è che ti vengo a dire, ah, che Ma io merda. personalmente no, ci vado così come mi vedi, e tanto non mi conosce nessuno, quindi non mi riconosce nessuno, quindi va Ok. benissimo, non mi devo mascherare. Però c'è un po' sempre questo problema che gli amici. Cioè, gli amici veri in realtà la verità te la dicono perché sono proprio perché sono veri, però gli amici in generale difficilmente Ma ti guarda, dicono. diciamo che tu la verità già la sai. Io, per esempio, quando feci il Museum of Wonders, che era il mio secondo film, quindi non è che parliamo di una grande esperienza, io già sapevo quali erano gli errori del mio film, già sapevo che il montaggio era stato molto generoso nell'includere tanto tanto materiale che poteva essere una rottura di palle, ma a cui io ero legato, eccetera, eccetera. Nel film c'era Deodato pure. E quando abbiamo fatto la prima, Ruggero è venuto da me e mi ha detto: Domiziano, guarda, il film c'è, però che palle, tagli almeno mezz'ora. Cioè, questa è stata la sua cosa. E dal giorno dopo siamo tornati in studio e abbiamo tagliato mezz'ora di film. A Bisogna malincuore, sentirselo perché. dire così, però, secondo Ma me, io già lo sapevo, cioè, sai che cioè, se no? fossi Ti stato serviva però in quel convinto. caso lì che qualcuno ti Sì, ma non è sbloccasse. poi qualcuno, parliamo di uno che la storia del cinema l'ha fatta. Certo. E.
Perché doveva dirlo? Cioè, Perché era percorsi. invidioso? Perché era cattivo? No, perché lui era così, lui mi ha sempre aiutato tantissimo, devo dire. E una cosa che a me colpì moltissimo, io ero nel 2008, credo, al Pesaro Horror Fest, che era un festival abbastanza importante che poi non si fece comunque più. Al Pesaro Horror Fest conobbi appunto Venantino Venantini e Ruggero Deodato. E Ruggero era nella giuria, ok? Quindi c'erano lungometraggi, presentazioni di lungometraggi, così, e anche un contest di cortometraggi. Cortometraggi discutibili, molto discutibili. Allora, stavamo tutti fuori a fine festival e c'erano tutti i registi di questi corti anche, parliamo di corti italiani, una decina di ragazzi abbastanza giovani, ti devo dire fra i 25, massimo 30 anni, ma io credo insomma intorno ai 25 e qualcosa meno. E Ruggero stava spiegando ai ragazzi come fare un cortometraggio, perché lui magari aveva preferito qualcosa piuttosto che un'altra. Cioè, Ruggero Deodato che ti parla di queste cose è praticamente una masterclass gratuita che altra gente pagherebbe veramente migliaia di euro per fare, no? E ti sta dicendo: ragazzi, io vedo che voi oggi fate dei cortometraggi, me lo ricordo ancora, con dei mezzi tecnici che io quando ho iniziato e ancora adesso mi sogno. Perché all'epoca nostra fare un film era impegnativo, era costoso, non ti potevi permettere. Voi oggi, grazie al digitale, vi potete permettere carrelli, crane, Steadicam, perché è tutto materiale più leggero, quindi è diventato tutto più economico, c'è un business intorno. All'epoca, cioè negli anni 80, avere una Steadicam era un'esclusiva, dovevi pagare un botto di soldi e dovevi avere un operatore in grado di usarla. Oggi le Steadicam le compri su Amazon No, ma poi per poche alcune centinaia telecamere di euro. cioè sono Steadicam anche a mano, no? Cioè Sì, esatto. sono Quindi lui cose. diceva: c'avete mezzi tecnici che io non avevo, e su questo mi tanto di cappello. E girate pure bene, ma sta telecamera se muove, fate i chilometri con sta telecamera, diceva lui. Viaggiate, girate, vi muovete così, però non raccontate un cazzo. Sì. Mettete la telecamera fissa sul cavalletto e raccontatemi una storia. Questo gli Mi hai disse, fatto e a venire. me questa cosa mi colpì tantissimo, e addirittura lui raccontò un'idea di un corto che lui voleva fare a camera fissa. Ci diede addirittura questa esclusiva così. I Sì. Perché giovani registi la camera fissa ti fa anche, ti obbliga anche a raccontare di raccontare. più, esatto. A me stupì non tanto la sua amabilità nello spendersi, nell'addirittura raccontare le sue idee, eccetera. Ma stupirono molto le risposte di questo gruppetto di registi che: ma no, lei non ha capito quello che io volevo dire nel mio corto, no, perché lei non ha capito. Cioè, era lui che non capiva, al punto che lui, a forza di sentirsi dire: lei non capisce, io volevo dire questo, quello, lui ha detto: senti, le chiacchiere stanno a zero. Se io non ho capito, è perché tu Allucinante. non ti sei spiegato. Sì. Cioè, il cinema è un linguaggio, gli ha detto. Se io pubblico non capisco, tu regista non ti spieghi. Studia, Certo. impara a parlare. E questo era, a me questa cosa fu una grande lezione. Io poi rimasi in buoni rapporti con lui e con Venantino, al punto che poi Ruggero ha fatto da attore per tre miei film, che sono appunto Museum of Wonders, dove ha un piccolo cameo, e poi ha fatto Bloody Sin, dove ha un cameo un po' più ampio, e poi c'è questo ispirato a Lovecraft, che è Two Left Arms, dove ha proprio un piccolo ruolo ufficiale, insomma. Sì, E Venantino, anche con me, ha lavorato tantissime volte, insomma, siamo rimasti in ottimi contatti. E ti dico, Venantino Venantini, che è un attore che ha fatto oltre 160 film, fra cui anche con Bolognini, Vadim, insomma, l'ultimo film l'ha fatto con prima Jean che Reno. divaghiamo, volevo dirti che mentre parlavi, no, siccome ho Sì. rivisto di nuovo Cannibal Holocaust, e la cosa che ho pensato rivedendolo è quante
piccole storie ci sono dentro Cannibal Holocaust. Cioè, quella cosa anche del sangue, dell'effetto che ci deve essere quel momento, no? In Cannibal Holocaust c'è la cena in cui li obbligano a mangiare la carne umana, c'è lo stupro, c'è... ci sono tantissime situazioni ed è un film che rivedendolo per l'ennesima volta ho detto, ma quanto è disturbante! È veramente disturbante. Ma disturbante. E tutti si soffermano, poi povero film è stato un po' punito per questa cosa degli animali uccisi, che però, come voglio ribadire ancora, un sacco di film famosi americani hanno ucciso tanti animali e nessuno gli rompe il cazzo questi film. Quindi io cerco sempre di far notare alle persone quanto questo film in realtà è proprio bello, è scritto bene, è montato in un modo assurdo. La prima volta volevo stringere la mano al produttore, mi sarebbe piaciuto potergli stringere la mano. Dentro c'è anche queste due storie incrociate, passato, futuro, c'è una roba che infatti mi dispiace perché tutti si fermano, ah sì, magari pensano, è un film famoso perché si uccidono gli animali, no, e questo è un grande film, le persone lo amano, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo su quella cosa lì, ma non si può negare la bellezza di questo film qua, no? Ma sono innanzitutto le scene di uccisione di animali sono pochi secondi all'interno del film, non è che parliamo del centro di scene clou, cioè anche perché il maiale viene ammazzato con un colpo di fucile, cioè una roba super istantanea. Allora, quello che non si considera è che questo film è stato fatto in un certo periodo, in un certo luogo del mondo, cioè la foresta amazzonica, con la pellicola. Allora, le telecamere della pellicola sono delle macchine, adesso il green screen non fa vedere le mani, però sono delle macchine enormi che arrivavano a pesare anche 30 kg. Non c'erano le batterie, ma i gruppi elettrogeni, quindi insomma immaginiamo che per fare un film come Cannibal Holocaust tutta un'intera troupe si deve muovere all'interno di una foresta con scorte di cibo, gruppi elettrogeni, scorte di pellicola, luci laddove è necessario, materiali per il trucco. Allora, un aiuto che poteva essere anche nel affrontare questi viaggi, queste pellicole, era anche che il cibo camminasse da solo, cioè gli animali che loro si portavano appresso venivano poi mangiati e cucinati, cioè il maiale è stato poi mangiato dalla troupe. Quindi non è che tu ti puoi pensare che si va a fare un'escursione del genere e si portano le scatolette e basta di cibo, capisci? Cioè, per tutta quella gente poi, per cui... Esatto, avevano anche scorte di cibo semovente che ti aiutava un po', no, nel tutto. Come Ruggero ha detto un sacco di volte, quegli animali erano destinati alla troupe e voglio dire che tu lo vedi o non lo vedi in scena, che ti cambia? Cioè, quanti animali questi che si fanno gli scandalizzati, quante bistecche si mangiano in un mese? È inutile che ci veniamo per il culo, quelle mucche vengono ammazzate nello stesso modo, maiali, mucche, conigli, galline, polli. No, forse vengono ammazzate, in alcuni casi vengono ammazzati anche peggio, in alcuni casi. Solo perché non lo fanno sotto i tuoi occhi, va bene, se lo fanno in un film diventa una crudeltà, lui non l'ha ammazzato tanto per... Tra l'altro, quello che succede appunto nel film è quello che poi sarebbe successo in ogni caso. Qui ti posso raccontare un aneddoto simpatico per dissare qualcuno, di cui stavolta faremo il nome, niente poco di meno che Tim Sullivan, il regista di 2000 Maniacs, il remake, con il quale io dovevo fare un film corale, e in questo film corale c'era Adam Remeyer, il regista di Bunny Game, c'ero io, Tim Sullivan e Ruggero Deodato, quindi un film a 4 episodi. Tim Sullivan si incazzò con me perché avevo coinvolto Ruggero Deodato, che era un sadico criminale che abusava degli animali, e lui non si sarebbe voluto mischiare il suo nome con quello di una persona che ammazza gli animali nei film. Io gli dissi brevemente... guarda, cioè, tra lui e te scelgo chiaramente Ruggero, anche perché lui ha fatto la storia del cinema, tu hai fatto un remake di merda ed è l'unica cosa che hai fatto,
di cui si parla perché sfrutti il nome di un altro cult, che è appunto 2000 Maniacs, no? Cioè, perché se no, se il tuo film si fosse chiamato in un altro modo, nessuno sapeva nemmeno che esistevi. E Direi che finì lì la cosa. questo è ufficialmente un dissing. Questo è un dissing, sì, perché tra l'altro, appunto, il film è quello che è, cioè un collega, ma come fai a fare un discorso del genere? Cioè, tu che al tuo secondo film o quello che è, sputare veramente sta merda sopra uno che l'ha fatto la storia del cinema, che tra l'altro è un'ottima persona, che tu non conosci nemmeno, che la definisci sadico, pazzo, torturatore di animali, per appunto un contesto che tu da cineasta dovresti anche conoscere ancora meglio che il pubblico, no? Poi questo film non si fece più, cioè si trasformò in quello che è il mio appunto Lovecraft Two Left Arms, dove Ruggero è rimasto come attore all'interno, doveva essere inizialmente un film ispirato a Lovecraft in quattro episodi, e alla fine il mio episodio si è dilatato a riempire tutti gli altri Tra praticamente. l'altro sono contento quando finiamo a parlare proprio anche nello specifico dei film e dove ci sono anche delle cose che tu sai e che puoi condividere, perché secondo me è bello scoprire, cioè non vedere il film e basta, ma capirlo. Cioè perché uno Sì, lo vedere che vede. pure nell'ambiente cinema, magari anche più ufficiale, gli stronzi ci stanno comunque. Esatto, però beh, anche il fatto che racconti della troupe che si sposta, no? Che sembra detta così, poi alla fine sembra banale, però non ci pensi mai finché non ti viene figurata davanti tramite le parole. Finché non lo fai, non riesci a immaginarti la fatica. Io mi sono immaginato, le punture di insetti, gli attori che impazziscono per dormire, per Camminare su percorsi che non è che sono infezioni. strade spianate, Quindi è molto bello tranne quello. radici, l'umidità, il calore che c'è in quelle zone. Per esempio, ne parla anche Dettori nel mio documentario, quando Sì. parla dei film di Bruno Mattei, Di no? cui tra l'altro uscirà a breve la mia recensione. Perfetto, sono curiosissimo. Insomma, Bruno Mattei, anche che tanti dicono: ah, o faccio meglio io il film di Bruno Mattei. No, non sono assolutamente convinto perché probabilmente faresti uguale, perché Mattei era un ottimo cineasta e il problema è che non aveva i soldi che avevano altri, non aveva i tempi che avevano gli altri, perché laddove altri hanno una settimana per girare una scena di azione con elicotteri e 100 comparse, lui ha un giorno per girare con gli elicotteri e 100 comparse. Ma mi Quindi viene in mente che alcuni, per esempio, alcuni effetti speciali, il grande cinema, quello coi soldi, fanno la versione per la prova e la versione per il film, giusto? Cioè, certo, sì. fanno delle, tipo, devi fare esplodere, che ne so, una testa, fanno due o tre prove. Io mi Vabbè. ricordo per Chucky, che comunque è uno di quelli, la bambola assassina, no? Che per l'epoca aveva degli effetti incredibili. Ho visto sto documentario e c'erano decine di Chucky costruiti, decine di tipi di Chucky per fare determinate scene e Chucky per fare altre scene. Quindi veramente una marea di soldi. E invece magari appunto, come dici tu, Bruno Mattei ha un Chucky solo, fatto con pochissimi soldi. Magari lo devi far saltare Esatto. per aria una sola volta, quindi come viene, viene, e quindi non si pensa. In effetti è un bel cinema proprio perché è Cioè, tu veramente una. dovevi portare a casa a fine giornata, tu dovevi portare a casa quello che era nel piano di lavoro. Ci sono queste 10 scene, la tua responsabilità era di portare a casa quelle 10 scene. Non può essere che oggi no, non la, oggi no, oggi ne faccio 8. Non esisteva, perché poi magari le altre due non le potevi recuperare perché si cambiava location, ci si spostava da un'altra parte. Ti dico una cosa che molti, per esempio, non sanno: esiste un'edizione di Antichrist di Lars von Trier. Esiste un'edizione dove ci sono due versioni del film. Una è quella che conoscono tutti, cioè con la Rampling e Defoe. Poi c'è il film di prova che è stato fatto con altri due attori non noti, sempre da Lars von Trier, che è Antichrist, esattamente paro, 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 uguale, ma con due attori non noti. Quello è il film di prova che lui ha fatto prima di girare Pensa con te. le due star. Quindi esiste un'edizione a un video,
che Che le si può contiene tutte e reperire, due. che li contiene tutti e due, molti non lo sanno. Ecco, addirittura ci sono registi che appunto non solo fanno le scene di prova, fanno il film di prova prima. Sì, è Però te lo puoi pazzesco. se Ma te lo puoi anche le permettere. prove proprio attoriali hanno un costo, no, per le produzioni. Per cui anche lì poi dirigere gli attori, magari non preparatissimi, non possono provare le cose, diventa un po' proprio Ma guarda, tu complicato. allora pensa a un Kubrick, no? Che faceva fare le scene anche 50 volte agli attori, stremandoli, no? Cosa che per esempio io personalmente non condivido, perché io penso che un attore alla 50ª volta non te lo fa bene, te lo fa tecnico, te lo fa perfetto magari, ma te lo fa senza emozione, perché È l'emozione poi alla stressato a quel punto. 50ª volta la perdi, no? Però forse lui non cercava l'emozione, ma la perfezione, la costruzione differente. Ho lavorato per esempio con Christoph Zanussi, il regista di Persona non grata e di Sole Nero, l'assistente di Kieslowski, per capirci, Grazie. uno dei È giusto, registi polacchi, sì, no, uno ma è dei giusto che registi. te lo dico anche per il futuro. Cerca di essere. Perché comunque, a parte io che non so una fava, però anche la mia chat non è istruita su Cina, quindi se quando vuoi cerca anche di essere un po' di... mettere la didascalia, Sì, ci sta. è uno dei registi più importanti dell'est europeo, insomma. Era appunto l'art director di Kieslowski e poi ha diretto vari film. Io ho lavorato con lui sul Sole Nero, con Valeria Golino, che purtroppo non è un film riuscito per vari motivi, magari un giorno dedichiamo una puntata a quello, perché è una È un versione di altro cinema. dissing, quindi. No. Ma allora era prodotto dall'Opus Dei, c'erano i soldi della Chiesa dentro. Quindi praticamente arrivavano le telefonate, io stavo agli effetti speciali in produzione su quel film, arrivavano le telefonate dalle alte sfere ecclesiastiche di questa scena oggi così non la potete fare perché promuove il peccato mortale. E quindi tu quel giorno sul set ti devi inventare come trasformare un peccato mortale in un messaggio invece positivo. Insomma, la mia domanda ogni giorno era: che cazzo l'avete prodotto a fa sto film? Che c'aveva, Certo. cioè, se parla di quello, tu quello non lo vuoi dire, cioè, fatto sta che purtroppo è stato molto Ti manipolato. interrompo un attimo. Allora, intanto voglio dire a Percorsi Creativi che ti chiede cosa ne pensi di Dario Argento. Non dire nulla perché io lo rimando al video perché l'altra volta ne abbiamo parlato a lungo, al video che trovi sul canale YouTube, punto esclamativo YouTube, con Domiziano e si chiama, vabbè, il titolo lo riconosci subito perché il titolo spiega cosa pensa Domiziano di questa cosa qua. E volevo dire una cosa poi, sempre inerente alla facilità dei mezzi di oggi che ha scritto Champagne, secondo me è giusto citarlo, che oggi si usano, vabbè, la GoPro comunque non è un'ottima camera per fare film, però si potrebbe tranquillamente fare un film. Ha dentro lo stabilizzatore, per esempio, Ma quel mi sembra che l'hanno software. fatto, mi sembra che c'è Ride di quei due Sì. registi No, italiani che girano era con per la dire GoPro. che ha dentro lo stabilizzatore software, quindi una roba che ti aggiusta al lato software l'inquadratura quando sballonzola. Poi citava sempre Champagne i droni. E mi è venuto in mente che ultimamente tutti i film horror iniziano con un'inquadratura a pendolo. Sì. C'è anche un altro modo per chiamarla, però in fotografia si chiamava inquadratura a pendolo. E iniziano tutti così perché ormai è talmente economico questa cosa, mentre una volta c'avevi l'elicottero, il rumore dell'elicottero, il traballio. Il crane Cos'è il arrivava a crane? 30 metri, erano quei carrelli che si Ah, sollevavano, ok. cioè non è che volava da sola la telecamera come adesso col drone, Certo. anche perché pesava. C'era questo carrello che è tipo una gru No, che poi praticamente, no? mi è Che venuto ti in mente permetteva anche di fare dei movimenti, insomma. che con l'elicottero c'era anche il tremolio dell'elicottero poi. Quindi, cioè, non L'ombra veniva. dell'elicottero, ce l'ho dimostrato Kubrick, quanto era difficile lavorare con gli E elicotteri. poi adesso invece tu guardi questi droni che sembra un angelo che sta portando la telecamera in cielo, perché veramente tutto tra il drone Entrano che. dentro le macchine, entrano dentro le automobili. Io ho un corto al festival che è pazzesco. Spoiler, vincerà Oh! perché tecnicamente è una roba allucinante. Inizia da dentro casa, finisce
dentro un'automobile, tutto con il drone, ragazzi, è una roba, automobili in corsa, è una roba che avranno, come si dice, concertato, no? Per settimane per far coincidere le velocità, le cose, i luoghi, e come fai a non ammirare un lavoro del genere che ti dimostra che dietro c'è una grande ricerca, un impegno, no? Per raccontare poi una stronzatina in realtà, però è come è raccontata stavolta, perché il cinema è questo. Fellini a volte non aveva neanche sceneggiature vere, è come ti raccontava l'idea che diventava cinema, no? A volte non devi avere Certo, per forza. ma mi hai fatto venire in mente chi The Killer, che è il nuovo film di David Fincher, che racconta una storia linearissima di un killer. Quindi immaginati tutti i cliché e le motivazioni e la vendetta, perché è un revenge movie ed è veramente di una banalità mostruosa. Però quando l'ho recensito dicevo che è talmente bravo a fare cinema che hai sempre voglia di vedere cosa c'è dietro quella porta, cosa c'è oltre la finestra. E quindi in un certo modo ti lascia un po' l'amaro in bocca perché tutti si aspettano il finalone a sorpresa di Fincher, no? Come in The Game o Fight Club, però alla fine viene fuori veramente un film che ti dice questo sa fare cinema. Poi la critica ci può stare che il film non abbia molto da dire neanche questo, ma in realtà secondo me ha da dire, però vabbè, non l'hai Ma visto, perché quindi vado oltre. no, non lo... però perché devono sempre dover dire qualcosa i film? Cioè, è intrattenimento, magari ti fanno passare quell'ora e 20, no? Certo, ma in realtà ha Cioè, da io se dire. voglio vedere un film che ha da dire, per dirti, cioè mi vedo un film di Jodorowsky, non mi vado a vedere The Vabbè, Nun e poi rompo i coglioni e parlane dico, con il pubblico del però non mainstream. c'era, lo so, ma infatti, ma il Ma pubblico no, lo offre un fammi dire questa sacco ormai. cosa. In realtà ha da dire, ma il pubblico vuole anche, cioè, che sia didascalico ciò che viene detto, in modo che sia perfettamente comprensibile da tutti. In realtà, molti film. Questa cosa non è didascalica, come appunto la politica nei film di Carpenter non è una cosa didascalica, è qualcosa di sottofondo, è intriso, diciamo, di certe tematiche. Faccio due parentesi, uno per Vai, vai. Champagne Molotov, che sì, con gli iPhone, per esempio, Soderbergh è stato uno dei primi a girare un lungometraggio Insane, intero con un dici? iPhone. Insane. A Sì, me è quindi anche piaciuto. dimostrando che insomma, cioè, alla fine sì, Ciao, Nicolas. si può fare. E, tra Spike Lee e Nolan, a me Nolan piace, onestamente, piace molto. E, Spike Lee ha fatto il suo tempo. Da quando si è avvicinato all'horror gli avrei tagliato volentieri le mani perché ha fatto quella roba più brutta del mondo che sangue, sangue, come cazzo si chiama in L'horror? italiano? Sì, quando ha fatto quel tentativo di patetico di remake di un horror che io adoro, tra l'altro, che è un horror africano di grandissimo valore antropologico e culturale, e lui è riuscito a smerdare tutto con il suo film. Aspetta, che non mi ricordo il nome perché l'ho rimosso. Ha a che fare col sangue. Il sangue di Cristo si chiama in italiano. Ok, Che non ho io capito. sconsiglio a chiunque ami se stesso prima che il cinema di vedere. Perché è veramente una monnezza già da solo. Poi, se conosci il film di cui è il remake, ossia Ganja and Jazz, che è un film africano degli anni, credo fine anni 70, che è un film di magia, vampirismo, ma anche ecco, molto contenuto sociale e politico. Ecco, Spike Lee, che era molto politico, giustamente si riavvicina a un film della tradizione africana, no? Per rimetterci mano e lo smerda totalmente anche sotto il contenuto antropologico, E questo. facendolo diventare un filmetto non solo girato male, perché è girato malissimo, montato peggio, recitato da cani, c'è addirittura la scena finale con una camera a mano, diciamo, che indietreggiando va addirittura a sbattere con una roba che sta appesa nella stanza, che è un grande crocifisso che sta appeso, e l'operatore giustamente, se non gli dai lo stop, continua a camminare. Quindi si vede questa carrellata all'indietro con questa telecamera che si allontana dall'attore nel finale, e a un certo punto palesemente sbom, sbatte su qualcosa, si sposta, continua a camminare, indietreggia e vedi che ha sbattuto sulla croce. Ecco, già che tu hai tenuto un'inquadratura del genere,
Cioè, fa capire con quanto amore e dedizione l'hai girato, no? Al punto da non rigirare nemmeno una roba tenendo un errore tecnico. E Quindi in più ha fatto anche il video di Ramazzotti per infangare la sua carriera. questo non lo so, non lo sapevo, Aveva non, fatto non, video di non... Ramazzotti, ma ai tempi proprio, molto tempo fa, eravamo molto più giovani No, io non lo... e Sì, ma di che canzone? te. E non me la A sto punto ricordo, però vogliamo... era tipo, ma secondo me su Google si trova, Sì, su Google si trova tutto. E poi per chiudere il discorso di Valeria Ramazzotti. Vai, vai. Golino e di Zanussi, perché lo avevo detto? Perché stavo dicendo che al contrario, per esempio, di un Kubrick che gira, magari ti fa fare la scena 50 volte, Il Sole Nero, per esempio, che era girato in pellicola, Zanussi voleva come cifra stilistica che si facesse un solo Chuck per ogni inquadratura. Quindi l'attore aveva un solo colpo per esprimere il suo meglio. Quindi magari si provava la scena anche per ore, però poi quando si girava era una. E E lì beh, come veniva, veniva. a teatro quando fai lo spettacolo, quello è, no? Esatto, Quindi esatto, non puoi esatto. tornare indietro. E quindi no, per quello che ti dicevo, ci sono varie scuole di... Non esiste un modo per fare le cose, ci sono vari pensieri, Comunque, vari... la canzone è Cose della vita, non so se te lo ricordi. No, credo di non averla mai sentita, e fa anche rima. Non la voglio sentire, Non però. la voglio sentire. Purtroppo io me la No. ricordo. Ma io mi ricordo... Allora, io ero giovane quando Ramazzotti nacque, come si dice, a Sanremo con... Nato ai bordi di un depresso. Adesso tu, credo che si Ah, chiamava la adesso tu, canzone, adesso tu. sì. E ti devo dire che non, per l'epoca, insomma, c'aveva il suo perché. Era Ma poi dopo certo, ma no, diventato ma quello non che è volevo diventato. dissare Ramazzotti o. No, 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 aveva una voce interessante, era un personaggio interessante, io non so quanti anni avevo, forse 14, boh. Però devo dire che mi ricordo che fece una grande impressione. Poi dopo, da lì siamo passati a Più bella cosa non c'è. Proprio che è una roba che dici, boh. Tra l'altro stavo notando che ti mancano dei pezzi di braccia ogni tanto e volevo avvisare la chat che è la Crocodile che lo sta Sì, divorando, esatto. lo sta Chissà divorando. perché, però guarda che strano, qui c'è, qui non c'è, perché? Boh, No, poi c'è chissà. un pezzo di tatuaggio che viene sulla tua spalla destra che viene mangiato proprio. Sì, non capisco qual è la logica, che se è l'ombra o se è la... Perché, bah, non lo E vedi, so. Non dico, è chi di Crocodile censurato. ferisce, di Crocodile perisce. Lo so. Bene, Domiziano, è stato come sempre un piacere. Anche per me. Ovviamente mi sarebbe piaciuto tanto invitarti al Drag Me to Fest, ma insomma, sai che sono povero in canna. Se no, ti avrei noleggiato un aereo do tutto dorato per portarti qua, ma tu mi Beh, avresti almeno, rifiutato almeno... l'invito sicuramente. No, almeno il pensiero ce l'hai avuto, No, dai. ma figurati, assolutamente. Niente, ti rimando l'invito. Volevo dire alla chat che ci rivediamo tutti i giovedì con Domiziano per chiacchierare di cinema. Come vedete, Dissare, però scrivete nei commenti allora chi deve essere dissato la prossima sì, no, volta. ecco, ci vuole poco a provocarlo. Quindi basta che venite qua e sparate un po' di nomi. Però non dissiamo troppe persone in un'unica live, così almeno io posso mettere il titolo del video che trovate su YouTube, posso giocarmela e dire oggi dissiamo questo. E approfittiamo anche per fare un po' pubblicità, si fa per dire, perché non è che sono chissà quanto seguito, però di fare un bel giretto sul sito di Tetrovideo e Gordrom, dove trovate soprattutto i film della Tetrovideo e i film di Domiziano, che vedete anche alle sue spalle. E se vi piace il cinema horror anche estremo, perché ci sono tanti titoli estremi, andate a visitare questo sito e seguite anche Domiziano che ha il suo Instagram, eccetera. E, mi raccomando, non date il consenso a Facebook No, dell'utilizzo delle vostre. Tu hai negato il consenso, Dom. ma io ho pubblicato una foto con il culo di fuori proprio qualche giorno fa, apposta sperando che si diffondesse nel web. Cioè, tu quindi Quindi, dai il consenso a usare il tuo culo a chiunque. No, no, sì, dai. beh, tu lo sai, ti ho anche detto quando fai la promozione della Mettimi live, nudo. mettila.
Esatto, tu non la vuoi mettere perché sei timido. Devo Io fare, invece. sono timido, è vero, devo fare un A/B test, quale tira di più, se il davanti o il dietro? Ti piace? Facciamo anche questo contest. Allora, prossima diretta dovete dire lato A, lato B e soprattutto i personaggi di cui. Guarda, se arriviamo a 100 sub, 100 sub, adesso io la prossima diretta la sponsorizzo con una foto nudo di Mad Domizia. God, che è quello di Takashi Mike No, è quello in stop motion di Philip Tippett, Ah, no. quello che è quell'effettista speciale di Jurassic Park che ha fatto tanti No, film in stop allora. motion. No, è abbastanza Ah, recente, abbastanza sì, recente. no, ho capito qual è. No, allora, il discorso è che qui non è che arriva tanta roba a Cina, non arriva proprio niente nei negozi peggio. Quindi Ma diciamo che poi. Chris Cronenberg è così, quando c'è un film che gli piace inizia a martellarti finché non l'hai visto, inizia a chiedere, l'hai visto, l'hai No, visto, ne avevo sentito parlare, è quello che è stato fatto in 10 anni di lavoro, l'hai visto? Sì, no? Sì, nel... sì, sì, sì. No, Diciamo a me è piaciuto molto. è in lista perché appunto, tra l'altro, ti ripeto, come puoi non vedere un film che appunto è stato, una persona ci ha dedicato tutti questi anni di vita no? Per Certo. realizzarlo. Sicuramente ti può piacere o non piacere, sicuramente dentro c'è sempre qualcosa da cui Certo. puoi imparare, no? Sì, tra l'altro lui è un premio Oscar, eh? Un premio Oscar effetti speciali, cioè non è proprio l'ultimo dei, proprio uno bravo bravo. Allora, niente, ti saluto Domiziano, grazie mille, ci vediamo giovedì prossimo e adesso faccio un ride con la mia chat. Ciao caro, Ciao a tutti! ciao ciao.